Ciao a tutti, sono Rino7617 e benvenuti alla mia prima guida di Wargame Earl and Battle. In questo tutorial parleremo abbastanza velocemente dell'interfaccia del menu principale, di tutte le sue voci, e poi parleremo in modo approfondito del sistema di creazione dei deck, che è il punto principale di Wargame Earl and Battle, che ti permette a te, giocatore, di creare i tuoi eserciti che potrai usare nel multiplayer. In base, diciamo, al tuo stile di gioco. Per esempio, a uno piace avere unità magari più adatte alla difesa, quindi più corazzate, più lente, quindi avere un esercito un po' più statico, magari ad altri piacerebbe di più avere unità più leggere, però comunque molto più mobili, per, diciamo, creare degli attacchi sui fianchi e così via. Allora, come ho detto prima, daremo un'occhiata veloce all'interfaccia principale. Allora, sulla destra vedrete la chat principale, che è quella globale, poi all'interno di una lobby, quindi di una partita multiplayer, vedrete quella della lobby. Poi in basso a destra vedete lo sportello con i vostri amici online, potete anche inviargli messaggi privati. E potete anche cancellare la chat se vi dà fastidio, oppure se credete di avere troppa roba. Comunque, poi in basso in centro abbiamo una panoramica del profilo, vedete il nome, il livello e le stelle di comando. Allora, le stelle di comando adesso non hanno nessuna funzione, diciamo, perché le unità sono già tutte sbloccate, però nella versione finale del gioco, quando uscirà il 22 maggio, le unità saranno tutte sbloccate, con eccezione, diciamo, di quelle iniziali, e dovrai comprare le unità che ti serviranno poi per il tuo deck. Ma comunque di quello ne parlerò in seguito alla release del gioco, che ricordo è per il 22 maggio. Poi se clicchiamo, poi possiamo vedere i nostri amici collegati, cioè o comunque tutti gli amici, aggiungerne di nuovi, cambiare il nickname e vedere le statistiche. Poi, vabbè, qui non è ancora implementato la visualizzazione del grado, perché con le partite classificate è stato introdotto un sistema di punteggi, che è appunto punteggio Elo, che praticamente ti toglie o ti aggiunge punti in base a come fai la partita, cioè sia a te che all'altro. E in base a questo punteggio, nelle partite classificate, che contano per la classifica generale, la classifica mondiale, ti dà anche un grado. Vabbè, comunque, torniamo indietro e vediamo in basso a sinistra che ci sono tutte le voci principali, no? Tipo quelle delle opzioni, per, diciamo, per il gameplay, no? Qualche modifica, le impostazioni video, vabbè, normale. Poi, vabbè, i controlli, qui potrete cambiare tutti i vari hotkey per esempio, la ritirata, per il fumo, per atterrare e così via. E qui invece le modifiche dell'interfaccia, che, diciamo, ci sono già dei preset, quello di Earl and Battle e quello di European Escalation, cioè per i diversi gusti, se no altrimenti si può personalizzare. Torniamo qui, poi vabbè, qui ci sono le varie modalità di gioco. Multiplayer, schermaglia, poi ci sarà anche quello della campagna single player. Poi vabbè, c'è la campagna multiplayer, ma di quello, cioè, dovrete andare nel multiplayer, vedete qui c'è online campaign. E qui invece non so se è finale questa cosa, ma per adesso è stato, diciamo, separato le partite 10v10 da quelle normali, che sì, si può giocare in 10v10, anche se sono abbastanza casinose, secondo me. Vabbè, adesso torniamo al nostro sistema di creazione del deck. Vedete, vi ritrovate qui con una lista di tutti i vostri deck. Vedrete in azzurro tutti i deck personalizzati, mentre vedrete in grigio tutti i deck già pronti, cioè quelli già inclusi. E dei deck già inclusi non potrete modificarli, ma potrete copiarli e poi andarli a modificare. Come vedete, oltre a esserci scritto a sinistra la coalizione, poi c'è scritto il nome, che potrete modificare, e poi vedrete questi tre simbolini qui, che indicano i bonus dei deck. Per esempio, questo qui, andremo a vedere che ce li ha tutti e tre, c'ha questa bandiera rossa, che
che indica che è un deck nazionale, di conseguenza avremo accesso alle unità prototipo e avremo dei punti di attivazione addizionali che poi vedremo cosa significa. Poi abbiamo il tipo, si può creare un deck tematico, quindi un deck magari tipo meccanizzato, corazzato e così via, che dà diversi bonus, ma comunque quelli li vedremo tutti dopo. E poi c'è l'era, che diciamo ti limita a unità che sono uscite prima di una determinata data. Poi questo dà un bonus di disponibilità. Poi qui vedrete la locazione dei punti di attivazione, se li avete utilizzati tutti o no. E poi come avete allocato questi punti di attivazione. Ma questa locazione lascia il tempo che trova, perché in effetti non dice praticamente niente. Vabbè, per creare il deck poi si fa appunto qui crea, qui si sceglie la fazione. Per questo tutorial creeremo un deck nazionale per il Regno Unito, no? Quindi in basso in centro abbiamo questo tasto, dice Select Bonus, di selezionare i bonus, quindi mettiamo un nome, mettiamo tutorial, mettiamo deck nazionale, come vedete adesso abbiamo selezionato NATO, quindi abbiamo tutte le 8 fazioni della NATO, selezioniamo il Regno Unito. E ci dice qua appunto che bonus abbiamo ottenuto. Da pronostico tipo sbloccate e più 3 punti di attivazione. Poi vabbè, qui c'è lo svantaggio. Potrei selezionare solo unità della nazionalità selezionata. Poi qui c'è tipo. Abbiamo i vari diversi temi che col quale puoi creare il tuo deck, che sono, qui sono tutti. Airlifted, che sarebbe avio trasportato, cioè comunque legato agli aerei. E qui dice, per esempio, aumentata l'esperienza dell'unità da ricognizione, che questo cambia poi il grado delle unità, che beh, poi cambiano un sacco di cose, ma ne parliamo dopo. E poi qui dice, tutti gli aerei costano un punto di attivazione in meno. Però qui dice, c'è cioè lo svantaggio, potrai avere 6 slot in meno per le unità carro armato. E anche lì andremo a vedere cosa significa. Poi qui abbiamo deck corazzato, che qui dice più 1 di esperienza per i carri armati costano un punto di attivazione in meno, ma avremo 6 slot in meno per le unità di fanteria. Poi abbiamo attacco aereo, qui si parla più che altro di elicotteri. E infatti qui dice che più 1 di esperienza per gli elicotteri, un punto di attivazione in meno richiesto per gli elicotteri, però avremo 6 slot in meno per le unità da supporto. Poi abbiamo il Marine avremo un punto di esperienza in più per fanteria e per gli aerei, ma avremo 6 slot in meno per le unità da ricognizione. Poi abbiamo il deck meccanizzato, che appunto ti dà più 1 di esperienza per veicoli e per veicoli da supporto, ma avremo 6 slot in meno per le unità elicottero. E poi abbiamo il deck para dei paracadutisti, che ci dà più 1 più un punto di esperienza per la fanteria, e costeranno un punto di attivazione in meno, ma avremo anche qui meno supporto. Poi, prima di passare all'era, voglio ricordare che alcune unità sono disponibili soltanto per determinate categorie di veicoli. Cioè di temi, scusate. Infatti avremo che gli Stati Uniti, per esempio, potranno chiamare i Marines, quindi la squadra della fanteria dei Marines, soltanto in un deck Marine. E questo era un esempio, ma poi tutto il resto dovrete scoprirlo voi, perché coprire 820 passa unità che ci sono nel gioco è un po' difficile. Vabbè, selezioniamo un deck appunto meccanizzato, che io uso perché uso spesso veicoli e supporto e poco gli elicotteri, perché il Regno Unito non ha elicotteri diciamo di grande prestigio. E poi abbiamo qui l'era, potete vedere c'è categoria C, categoria B e beh, nessuna categoria. Praticamente se selezioneremo categoria C avremo un bonus di 80% di disponibilità delle unità, questo cambia la disponibilità numerica. Però saremo costretti a selezionare unità che esistevano già prima del 75, e idem per la categoria B, che però è degli anni 80, e avremo un bonus dimezzato, 40%.
E comunque è una buona cosa, solo che dovrete vedere un attimino che unità avete disponibili, perché magari non avete il Leopard 2 A4, non avete magari antiaerea radar decente. Comunque, vabbè, anche qui dovrete sperimentare un po' voi. Vabbè, questo tutorial selezionerò nessun bonus e ci troviamo il nostro deck qua in alto. Che come vedete non c'ha nessuna bonus, cioè nessuna allocazione di punti. Adesso selezioniamo e facciamo modifica. Ci troviamo in questa schermata dove vedremo tutti i costi dei vari slot, più le limitazioni che potete vedere negli elicotteri, che abbiamo 6 slot in meno, e poi i relativi costi degli slot. Vedete, man mano che si mettono più unità della stessa categoria, aumenta anche il costo di attivazione. Poi passiamo alla logistica, allora, che è la prima cosa ed è una delle più importanti perché ti permette di schierare le unità di comando che servono per conquistare punti, i settori della mappa, quindi per prendere punti rinforzo per poi chiamare le unità. Vabbè, noi prendiamo il Sultan che è un po' più corazzato rispetto alla Rover e ne prendiamo 4. Come vedete qua ci sono 5 slot che dicono il costo prima di tutto, che potrete vedere anche sulla sinistra dove vedrete l'elenco delle unità, e poi appunto il livello di esperienza. Partiamo da, cioè proprio base, poi c'è allenato, indurito, incallito sarebbe, veterano e poi c'è elite. Questi, diciamo, questi bonus poi vanno a influire per esempio sulla rapidità di mira, sulla precisione, sul tempo di ricarica e sul morale essenzialmente. E poi selezionare un livello di esperienza superiore però ha un malus sulla disponibilità che vedrete qui in basso, no? C'è il numerino verde che dice quante unità potete chiamare in gioco. Per esempio, io seleziono Trained, come vedete il costo non cambia, però ne avrò disponibili 4 durante la partita. E poi vabbè, in basso a destra poi vedrete tutte le statistiche dell'unità, no? Quindi per esempio gittata, precisione, danni, corazzature e così via. Vabbè, poi passiamo alla logistica vera e propria, che sono i mezzi, diciamo, di rifornimento, e prendiamo questo qua, ne prendo due. Come potete vedere in basso a sinistra nell'unità avrete un numero che vi dice quanti pack potrete acquistare dalla stessa unità, che potete comprare più volte la stessa unità per avere, cioè, un numero disponibile maggiore. Vedete, ne ho presi due pack da 16 per un totale di 32. E poi mettiamo la FOB, che è la base di rifornimento, dove potrete rifornire i vostri mezzi di rifornimento. Poi passiamo a fanteria. Fanteria, come potete vedere, è divisa per tipo di fanteria, cioè qui abbiamo il fusiliere e come vedete c'è più scelta per i mezzi di trasporto. Ci abbiamo fanteria magari con APC, ma abbiamo anche fanteria che arriva con i camioncini. E questo ha un'influenza sul costo e comunque anche sulla resistenza e soprattutto sulla velocità, che è un fattore essenziale per la fanteria, secondo me almeno. Per questo deck prenderemo i Fusilier su questo LFV 432, che è un mezzo corazzato che è abbastanza veloce, diciamo, su strada. Di questi ne prenderò due squadre incallite, chiamiamolo così, dai, per un totale di 32. Poi passiamo a fanteria antiaerea, che sono i Javelin, e li chiamiamo su Pinzager, perché tanto, cioè, non hanno bisogno di corazzatura importante, tanto le manderò soltanto dove avrò già stabilito un fronte con la fanteria. Vabbè, e queste le prendo Trained, ne prendo una squadra. Poi cerchiamo, ecco qua, i Milan sono fanteria TGM, quindi anticarro lunga gittata, che c'è missili guidati. Anche qui potete vedere che ci sono anche quelli con elicottero. Però sinceramente non mi servono adesso sull'elicottero, li prendo sullo Spartan e prendo due pack da 8 veterani. Considerate che la fanteria a TGM la volete vettata,
ve lo dico io, la volete vettata perché è più precisa e soprattutto ci mette meno tempo. Poi vabbè, qui abbiamo le unità di supporto, quindi qui abbiamo tutto quello che riguarda l'antiaerea e l'artiglieria, sia essa mortaio, cioè obici oppure anche a razzo. Qui per esempio abbiamo soltanto obici pesanti, obici medi semoventi e poi abbiamo i mortai. Allora, per questo prenderò due pack di Abbott e due pack di antiaerea. Questa è antiaerea SAM, potete vederlo sulla destra, che dice RAD, cioè radar. Quindi dovrete stare attenti in gioco con i radar, perché ci sono aerei che hanno missili antiradar che quindi ve li possono distruggere se li tenete l'arma attiva. Quindi il mio consiglio: abbinate sempre radar spenti, magari quando non li usate, e fanteria infrarossa. Poi passiamo a carri armati. Carri armati, qui abbiamo una scelta, diciamo, esigua, ma comunque sono carri abbastanza buoni. E prendiamo i Chieftain Mark 10. Prendo due pack Hardened e uno di Challenger Trained. Poi passiamo alla ricognizione. Vabbè, prima di passare alla ricognizione, commentiamo un attimino questa scelta. Il Mark 10 è un carro medio, però che ha una corazza abbastanza buona e un cannone decente. Come corazza è lo stesso appunto del Mark 5, soltanto che c'ha un cannone migliore. E poi qui abbiamo il Challenger, che è il carro pesante di turno, che diciamo è quello che si dovrà prendere i più colpi possibili. C'è 18 di corazza frontale, che è praticamente il massimo. Poi passiamo alla ricognizione. Ricognizione, abbiamo un sacco di scelta. Abbiamo veicoli leggeri, abbiamo veicoli che magari sono un po' più corazzati, che da accompagnare i carri. Abbiamo fanteria e abbiamo elicotteri. Io preferisco prendere fanteria e mezzi, diciamo, un po' più corazzati. Quindi in questo caso andrò con i Green Jacket, che appunto potrò mettere in qualche foresta, magari anche dietro le linee nemiche. E poi prenderò lo Scorpion. E poi, giusto per avere, diciamo, l'eccesso di ricognitori, perché non guastano mai, metterò anche un elicottero da ricognizione. Poi passiamo ai veicoli. Veicoli, come avrete visto, non ho praticamente carri armati che hanno TGM, perché quelli sono tipici dei russi. Per cui prenderò gli Striker, che sono dei mezzi di supporto, che hanno un sacco di missili anticarro, che sono gli Swingfire, che non sono, diciamo, al massimo, però fanno il loro lavoro. Che qui, come vedete, io ho due pack e li devo comprare tutti e due, perché sennò i carri armati più pesanti non riesco a distruggerli. Poi abbiamo i Rarden, che sono dei veicoli da supporto fanteria, diciamo, perché hanno cannone, vanno bene contro i veicoli leggeri. E quindi ne compro uno giusto per averli. Quindi passiamo agli elicotteri. Gli elicotteri, qui abbiamo i Lynx, quelli con il tow e con il tow 2. Credo non ci sia, diciamo, molto da discutere. Il tow 2 è molto meglio del tow, guardate. Vedete, basso a destra, precisione da 10 passa a 14, AP passa da 16 a 26. Infatti anche il costo, come vedete, quasi raddoppia. Vabbè, e di questi ne prendiamo un pack da 4, anche perché sono già precisi di suo questi missili. Poi passiamo alla parte più interessante, che sono gli aerei. E allora qui abbiamo diversi aerei. Qui abbiamo gli Harrier, che sono principalmente da attacco a terra. Questi hanno bombe non guidate da 500 kg, e io diciamo consiglierei di prendere l'Harrier GR5, che però è abbastanza caro. Anzi, facciamo così, prendiamo l'altro che è meno caro, prendiamo due pacche. Poi prendiamo i Jaguar GR1, e questi hanno le cluster, come potete vedere c'è scritto cluster. E quindi anche qui ci prendiamo due pacche. E poi ci serve un intercettore, un aereo antiaereo. E qui abbiamo il Tornado ADV,
che è la versione appunto dell'intercettazione, e c'è la versione F2 e la versione F3. Quello che cambia sono i sidewinder e le contromisure. Vedete, in basso a sinistra c'è, scusate, in basso a destra c'è scritto ECM. ECM sono valori delle contromisure, che quindi cambia un attimino la possibilità di essere colpito. E poi vedrete che c'è anche stealth. Stealth non vuol dire essere invisibile, ma vuol dire la difficoltà con la quale viene visto dai ricognitori nemici, perché qui si parla di ricognitori, non si parla di radar, perché per i radar parliamo di ECM. Allora, quindi prendiamo gli F2, che alla fine quello che mi interessa non sono i missili a lunga gittata, e che sono gli stessi, e quindi siamo a posto. Come vedete, punti di attivazione spesi 37 su 38. Se adesso noi premiamo back, torniamo di nuovo alla schermata e vedremo che cosa possiamo fare con quel punto addizionale. Allora, come vedete, con un punto possiamo comprare o un'unità di elicotteri o un'unità di carri armati, dato che secondo me di elicotteri non ne avremo bisogno, e compriamo un altro pack di carri armati, ovviamente. Abbiamo 16 Shifter Mark 10, 8 Challenger, dovrebbero bastare. Allora prendiamo un carro leggero. Prendiamo il Mark 5, che è un carro medio perché è leggero. E prendiamo, cioè giusto per averne un po' di riserva, questi qua, 50. Boh. E con questo abbiamo creato il nostro deck. Come vedete, abbiamo speso tutti i punti, abbiamo un po' di tutto, e potrete crearne quante ne volete, cioè di tutti i vari bonus e così via. Quello che consiglio di avere nel deck, l'ho più o meno sommariamente già detto, però comunque lo ripeto: ricordatevi di avere mezzi per prendere i settori, quindi unità di comando. Dovrete avere almeno le unità di rifornimento, non c'è bisogno della base per poi rifornire le unità di rifornimento scariche, quindi per riutilizzarle, però almeno i mezzi di rifornimento servono, soprattutto per quanto riguarda l'artiglieria e i mezzi di supporto. Poi vabbè, un po' di fanteria dovete averla per forza, perché in città i carri armati muoiono, cioè la fanteria li massacra. Soprattutto credo che la fanteria con ATGM sia molto più importante della fanteria normale, quindi assicuratevi di avere fanteria ATGM da tenere dietro, quindi di supporto. Poi vabbè, supporto antiaerea sicuramente. Ricordatevi che c'è antiaerea radar e antiaerea infrarossi, che possono essere sia missili che cannone. Sarebbe buono avere un mix di, diciamo, infrarossi e cannoni, oppure di radar e infrarossi, oppure di radar e cannoni. Ricordo ancora una volta: tenete i radar spenti, quindi quando siete in gioco cliccate in basso. Quando selezionate l'unità, vedrete gli armamenti con vabbè, quante munizioni. Se cliccate sull'arma, la disattivate e poi la riattivate cliccandoci di nuovo. Così avrete il radar spento e gli aerei con i missili antiradar non possono prendervi. Poi, vabbè, i carri armati. Non credo devo dire niente, qui dovete guardare voi se volete carri più mobili o carri più corazzati. In questo caso, diciamo, abbiamo carri di media mobilità, o comunque tipo i Challenger sono abbastanza lenti, ma sono corazzati bene e c'è un buon cannone. Poi i ricognitori, anche qui è a vostra discrezione, considerate che i ricognitori servono, quindi che sia su fanteria, che sia su veicolo, serve. Poi l'elicottero di solito è abbastanza vulnerabile, quindi state attenti. Veicoli potrete trovare dei mezzi delle categorie più disparate, ma soprattutto troverete i mezzi con missili anticarro, che soprattutto per la NATO sono importanti, perché i carri russi sono corazzati e i carri russi non hanno invece bisogno di veicoli di supporto con ATGM, perché la stragrande maggioranza dei carri armati sovietici hanno missili ATGM di loro, perché quella è la loro dottrina. Elicotteri, qui anche qui vedete voi, ci sono elicotteri delle categorie più disparate,
sia quelli anticarro, sia quelli antiveicoli, antifanteria e così via. E poi ci sono gli aerei, anche qui a vostra discrezione, ma secondo me dovreste sempre avere aerei con capacità di superiorità aerea, diciamo, quindi con missili antiaerei a lunga gittata. E poi vabbè, se volete aerei col napalm, mandateli, se volete aerei che hanno magari razzi per uccidere la fanteria in campo aperto, fate voi. Cioè, io di solito prendo aerei con cluster perché della fanteria mi occupo con l'artiglieria. Boh, e con questo diciamo che ho concluso. Spero di essere stato abbastanza esaustivo con questa guida. Se avete altri dubbi, scrivetemelo pure nei commenti, non esiterò a rispondervi. Poi, qui c'è il gruppo della community italiana che ve lo metto in una annotazione, vi metto anche in una annotazione o comunque nella descrizione un link per andare nella guida generale per se avete appena preso Wargame e non sapete come muovervi. Qui c'è qualche consiglio per, diciamo, muovere i primi passi all'interno del gioco. E beh, con questo concluso. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!